regionali Enrico Rossi del PD, a fronte del disastro dell'Arno hai dichiarato: dobbiamo rivedere la strategia della gestione del servizio pubblico dell'acqua, vogliamo un'acqua pubblica. Bene, allora se hai un minimo di credibilità, votaci questo atto dove chiediamo che sia reso obbligatorio il reinvestimento di tutti gli utili realizzati dalla società di gestione del servizio idrico integrato nella manutenzione della rete o per migliorare la depurazione delle acque. Questo nella fase attuale. Perché in fase di prospettiva noi chiediamo anche due cose importanti: prevedere un piano di interventi, di investimenti gestito direttamente dai comuni e gestione con società di diritto pubblico in forma associata per bacini idrografici gestiti direttamente dai cittadini e dai comuni. Questa settimana parliamo di corsi di aggiornamento da barzelletta. Portano dirigenti infermieristici a fare un percorso di programmazione neurolinguistica e come contentino finale fanno rafting, cioè vanno in canoa sulla Sieve. È una cosa spettacolare, devo dire, non si smentiscono mai. Ma la cosa preoccupante davvero, e qui vado davvero sul serio, è che considerano ormai gli ospedali come se fossero delle aziende da cui trarre profitto e non dei luoghi di cura. E in questo ambito cercano di indottrinare tutti i dirigenti perché gestiscano i luoghi di cura come se fossero delle aziende e non come se fossero dei luoghi dove la gente soffre e ha bisogno di essere ascoltata e accolta. Un'altra settimana è passata, l'abbiamo trascorsa sul territorio, abbiamo visitato dei luoghi di questa regione toscana che a noi prima erano sconosciuti. Siamo andati in quelli della provincia di Grosseto, nonché in quella di Arezzo. Abbiamo attraversato anche la provincia di Siena. Abbiamo consegnato di fatto altri defibrillatori, abbiamo restituito i soldi dei cittadini toscani. Questo è stato un gesto col quale volevamo sottolineare che la vera politica la si può fare anche con pochi soldi, con pochi contributi, cioè quelli giusti. Non riteniamo etico che gli altri consiglieri che non lo fanno trattengano questi soldi che sono della comunità. Accogliamo l'appello del garante dei detenuti toscano e presentiamo una mozione. Il garante dei detenuti ha sostenuto, dati alla mano, che nelle carceri toscane ci sia un numero elevatissimo di tossicodipendenti, dato da una legge che è troppo restrittiva. La legge è la 309/90. Noi chiediamo con questa mozione che la Regione Toscana, in conferenza Stato-Regioni, dia un impulso forte alla modifica, perché un tossicodipendente non ha bisogno di un percorso punitivo, ha più bisogno di un'assistenza sanitaria che tuteli il suo percorso e che lo tolga dalla dipendenza della droga. Le carceri, come sono gestite oggi, sono veramente degradanti e vanno a peggiorare la situazione di una persona che è dipendente da sostanze psicotrope. L'area su cui sorgeva Deco Industria necessita ancora, a distanza di 10 anni della chiusura, di vedere completata la bonifica. Allo stato attuale qual è il problema? C'è ancora un fusto che contiene rifiuti non meglio identificati e soprattutto c'è un'area che necessita di un completamento della bonifica. Per fare questo cos'è necessario? Di un monitoraggio di quelle che sono le sostanze che negli anni sono percolate nel terreno e soprattutto cercare di capire in che tempi, con che modalità si deve terminare questa bonifica. In Regione abbiamo presentato un atto che sensibilizzi la Regione Toscana perché venga posta attenzione su quella che è un'autentica bomba ecologica e ambientale che è sulla testa attualmente di 500 cittadini che sono lì all'interno della zona e soprattutto di una situazione che è già oggetto di indagini da parte della Procura già dal 2006, cioè da quando è chiusa l'azienda. Che cosa stiamo facendo oggi? Noi non vi stiamo dicendo che abbiamo risolto i problemi della Toscana con 120.000 euro di stipendi restituiti in meno di un anno dai nostri consiglieri regionali, 100 defibrillatori acquistati per strutture e impianti che sono sportivi, che sono di recupero sociale, che sono di incontro sociale. Non vi stiamo dicendo che abbiamo risolto i problemi di questa regione. Noi vi stiamo raccontando la nostra idea di paese con una testimonianza ben precisa. Di certo in Europa io non conosco forze politiche che tagliano i propri stipendi e con quegli stipendi fanno partire nuove imprese. A proposito, siamo arrivati a circa 2.000 imprese, oltre 2.000 imprese in Italia, con i soldi del microcredito degli stipendi dei parlamentari. Nessuno ci credeva, oggi è una realtà. Ieri mattina ho visitato un negozio in Puglia, ne ho incontrato un altro a Brindisi, ci sono giovani e meno giovani che stanno aprendo un'attività di lavoro con i soldi dei nostri stipendi. Qui ci sono dei consiglieri regionali che
e salveranno probabilmente la vita a qualcuno con questi defibrillatori, però noi vogliamo che questo sia chiaro, noi non ci sostituiamo allo Stato, noi vogliamo avviare un nuovo modo di essere Stato in questo Paese.